Io sono indignato di questa assenza di informazioni precise, di assenza di comunicazione corretta. È un comportamento sinora che è di assoluta mancanza di rispetto nei confronti della città di Napoli. Noi stiamo pagando un prezzo altissimo, quindi chiederemo conto di come vengono spesi 100 milioni circa all'anno di soldi, di come sono stati spesi circa 13-14 milioni di euro di qualche anno fa che erano destinati alla manutenzione di quel viadotto, come viene fatta la programmazione, come viene fatta la manutenzione, e questi signori non scaricassero sulla città di Napoli il loro modo di operare. Io sono profondamente indignato e questa lotta e questa battaglia non finisce qua. Per adesso dobbiamo avere immediatamente notizie di qual è lo stato della sicurezza nostra, perché ancora non lo sappiamo. Se questo è un paese serio, lo chiediamo a chi dà le concessioni a queste persone, a chi ancora non ci risponde dopo anni dove vanno i 100 milioni che noi ogni anno diamo a questi signori tangenziali, che evidentemente non sanno né programmare e né fare la manutenzione in maniera adeguata. Per me questo è il problema. Altre sono chiacchiere che le lasciamo a chi la vuole mettere in caciara, a chi la vuole mettere in politica e a chi vuole distogliere insieme a Pomicino l'attenzione dai veri problemi.